Ciao raga, buongiornissimo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video in partenza. Come già vi avevo detto nello scorso video, vi avevo già anticipato, è il 30 settembre, sabato, quindi tornerò a Ferrara, dove faccio l'università appunto, quindi tornerà la mia vita da fuori sede e quindi vi volevo portare con me, dato che praticamente come avete visto dalla clip precedenti, devo riportare tutta la roba, anche se andremo praticamente nella stessa casa dell'anno scorso, ma abbiamo dovuto lasciarla a luglio e adesso la riprendiamo perché il contratto era così, era fine a luglio, quindi abbiamo dovuto svuotarla anche se saremmo dovute tornare poi in quella. Quindi bisogna riportare tutta la roba, ho praticamente svaligiato casa. E adesso stavo preparandomi la colazione, ovvero il mio ciccio, stavolta non stra low carb perché sono in ricarica oggi, quindi top, sono super contenta. E qui ho fatto il ciccio al gusto popcorn caramellati e mele e cannella, che tra l'altro queste due farine le lascerò qua, quindi ecco. Però tanto ho le proteine al popcorn caramellati, mele e cannella non ce l'ho, però vabbè dai. Ho portato un sacco di altre farine, non posso portare tutto perché sennò quando torno poi non c'ho niente. Infatti i burri li ho portati anche troppi e quando torno infatti mi sa che mi toccherà portarmene alcuni dietro. Cioè almeno uno, non lo so, vedremo. Adesso finisco di preparare la colazione, poi faccio colazione, mi preparo e poi si parte. Tra l'altro quest'anno in casa con me ci sarà un'altra mia amica, non ci sarà più la Chia, ma insomma... Vedrete perché oggi andiamo in casa su io e la Jo. Poi domani arriva anche l'altra nostra coinquilina, che è sempre quella dell'anno scorso. E nulla. Tra l'altro, se mi sentite parlare così, è perché sono tutta intasata, ho il raffreddore e il mal di gola che mi era venuto per il mio compleanno. Adesso ho il raffreddore che odio, raga. Cioè, io odio il raffreddore. Ditemi voi se non lo odiate perché non lo so. Infatti spero che mi passi presto, mi sto mettendo lo spray per il naso, il Vikings, guarda. E la colazione è servita. Ecco il nostro ciccio con burro d'arachidi al cioccolato, banana, adoro raga. Questo è l'outfit, praticamente è lo stesso di quando sono partita per andare a Milano, ma questi pantaloni, raga, per il viaggio sono stratop perché sono stracomodi e questa maglietta è troppo bella. Quindi adesso andiamo perché è già tardi, bisogna partire alle 8, 8 e mezza, sono le 9, comunque tanto lo sapevo che andavo a finire così. Raga, buongiorno. Sono piena di roba, in un braccio mi si stacca. Ah! Questa è la situazione in macchina, io non so dove entrerò, ce la farò a entrarci. Salutino anche alla mia. Ciao mia. E adesso possiamo partire, te l'ho fatta trovare un posto per me. C'è questo scatolone che mi viene continuo addosso, lo odio. Che urto. L'ora di arrivare. Eccoci raga, sono arrivata a Fe, aperto casa, stiamo portando tutta la roba e poi dovrò andare dalla Jo perché lei prima stava in un'altra casa e siccome deve fare il trasloco deve portare tutta la roba di qua. Dovevano noleggiare una macchina ma alla fine non ce l'hanno fatta, quindi bisogna andare noi con la nostra macchina a prendere anche la sua roba. Quindi adesso finisco di prendere la mia roba e poi andiamo dalla Jo e poi bisogna fare anche la spesa. Ed eccoci con la Jo! Finalmente siamo arrivate. Arrivate. Adesso carichiamo tutta la sua roba che sarà come la mia. Esatto, quindi tantissima. vedremo dove... Ah, sei qua! Sì. C'entrerà tutto, non si sa. Questa è la situazione. Bisogna fare due viaggi. Arriveremo e ci sistemeremo. Abbiamo scaricato tutta la roba della Jo e adesso l'abbiamo stiamo fatta. andando a fare la spesa al nostro Lidl perché mi era mancato il Lidl di Fe perché da me non ci vado mai e invece qua a Fe Lidl sempre.
Era la spesa sempre a Lidl. E nulla, fa un caldo. Le zucche sempre, però io ce l'ho già, quindi stavolta non la prenderò. La verdura presa, adesso devo prendere la carne. Fatta. La bellezza delle 3:15, andiamo a casa e pranziamo. Tornate a casa, abbiamo messo la spesa a posto e adesso alla bellezza delle 3:53 iniziamo a preparare il pranzo. Che bello! Mangeremo alle 4:30, finiremo alle 5, anche di più. Vabbè, ce la possiamo fare. Dai, prepariamo. Comunque, raga, non vi ho fatto vedere, ma guardate la casa, cioè appena si entra. Questo, però adesso la priorità è mangiare, quindi quando si è mangiato poi si inizia a sistemare, perché qui la situazione è grave. Aiuto, ho fame, mangiamo. Ed ecco finalmente i nostri pranzetti, mancano le galette della Jo, comunque finalmente adesso mangiamo. È tornato, raga, il macinato di tacchino, cioè qui su YouTube non sapete, ma io lo amo. Il macinato di tacchino della Lidl è la fine del mondo, raga, quindi prendetelo perché è stra top. Tra ora devo riassaporare il macinato di tacchino così, senza cannella, e poi mettiamo la cannella. Questo passaggio è troppo. Sì, è vero. Non si fa colare nessun olio, cioè. No, non si spreca nessun grammo. Esatto. In tutto ciò sono le 4:20. Top. Alla bellezza delle 5:04 abbiamo finito di mangiare, adesso lavaggio piatti e poi iniziamo a sgomberare qui tutto sto il casino. Aiuto. La situazione è buona, abbiamo messo a posto tutto, dopo vi faccio vedere il nostro scrigno Prozis, raga, perché è stra top. E adesso stavamo sistemando la camera, ho messo tutti i miei panni, adesso mettiamo quelli della Jo. Comunque guardate la mia borracciona, chi mi segue su TikTok sa le mie live, lei era sempre presente e tornerà ad essere presente, quindi la rivedrete spesso. Adesso continuiamo, la Jo che sta pulendo. Madonna. Missione rompere gli scatoloni. Abbiamo finito di sistemare tutto, adesso andiamo a buttare gli scatoloni, che praticamente è la casa sommersa. Si è buttato anche la spazzatura. Oddio, sta luce. La spazzatura. Mentre ce l'abbiamo fatta. Oddio. Dopo aver buttato la spazzatura e dopo aver, non mi ricordo cosa abbiamo fatto, ci siamo messi a preparare la cena e adesso i pre-nanna, che io sono qui con il mio frozen pronto che metterò adesso in frigo. La Jo sta finendo di mettere la cremina al cacao al suo, ma tanto dopo li vedrete nel pre-nanna. E nel frattempo il forno c'è la zucca ovviamente e riparate i dolci, perché oggi sono in ricarica. Tra l'altro mi era mancata la mia tazzina qui a Fè. Se mi seguite da poco su YouTube e non mi conoscevate già, non saprete, ma quella lì è la mia tazzina. Da notare gli albumi che abbiamo comprato. Tra l'altro non vi avevo fatto vedere il frigo, ma guardate qua, top. Ah, e altra cosa, raga, non vi avevo fatto vedere ancora il nostro scrigno Prozis. Cioè, il nostro scrigno
adoro, io sono troppo fiera di questa parte. Adesso ve lo faccio vedere per bene. Ancora poi non è completo perché la Jo ovviamente deve fare un ordine e userà ovviamente il mio codice. Kamichi, eccola. E allora, qua sono i burri, quelli che della Jo, e con i dolcificanti, questi in polvere, questi yummy drops. Poi qua invece ci sono i miei burri, giusto un pochini. Poi qua ho noodles di cognac, di Prozis ovviamente. Poi qua tutti gli sciroppi, che ce l'ho anche dietro. Queste sono gallettine di Prozis, pasta proteica di Prozis, couscous che ho comprato. Poi qui il mio dolcificante, i protein puffy. Poi qua ho tutte le cioccolate e qualche barretta di Prozis. L'idrolitina, top, per i miei pancake. Poi qua ho lo scrigno delle farine. Qua tutte le farine e qua le proteine, burro d'arachidi in polvere, altre farine tipo granola, un'altra farina, eccetera. E poi sotto c'è la parte di Jo, che anche lei ha qualche farina, però giusto poche, è anche nei sacchettini. E vabbè, le cornflakes, mandorle, eccetera. Però appunto deve fare un ordine su Prozis che deve fare il rifornimento, quindi poi si riempirà anche questa parte. E poi vabbè, qua c'ho la mia integrazione e nulla, qui c'è le cose di Jo, il caffè. Poi qua, raga, le mie zucchette e le mie patate dolci, io amo troppo. E niente, raga, cioè questa parte della casa è la vita, cioè troppo troppo bella. Ovviamente là poi nel tavolo c'è un po' di casino, però vabbè. Sono le spezie, poi c'è la creatina che la metto lì, almeno me la ricordo, dopo ce la prendo. E nulla, e controlliamo adesso la zucchetta se è pronta, ma si è spenta. Ecco, ogni volta che apro il forno c'è la bufera, cioè l'appannamento. Ecco, zucchetta, patate pronte, adoro. E finalmente cenetta pronta, alla bellezza delle 10, raga, iniziamo a cenare. Ora arriva anche il piatto della Jo, che sta finendo di preparare le ultime cosine. Comunque, patate dolci e pasta bianca ovviamente, zucca con burro di 4 noci di Prozis, polletto e poi vabbè olio che metterò sulle patate e sul polletto. Adoro, raga, non vedo l'ora di mangiare. Comunque dai, alla fine abbiamo pranzato alle 5, quindi cena alle 10 ci sta, prenanna mezzanotte, come sempre. No, non come sempre, però top. Comunque, ammirate il mio eyeliner, cioè, stratop. Però, come ricorda Jo, quando torno a Fè, sempre orari sballati, quindi ci sta. Di solito, l'anno scorso, la cena era sempre alle 9:30. Vabbè, oggi perché è un giorno particolare, quindi ci sta che abbiamo fatto più tardi del solito. La bellezza. Io sono troppo gasata. Eccolo. Niente. Mangiamo finalmente. Buon appe a noi. Anche il momento prenanna, tra l'altro, raga, io e la Jo telepatiche, cioè tutte e due abbiamo fatto il frozen gusto mocacino e non ci siamo messe d'accordo. Sopra burro di arachidi al cioccolato bianco di Prozis, cioè vi giuro non ci siamo messe d'accordo, infatti cioè ci siamo messe a ridere anche noi. Quindi momento frozen a fondo. Buongiornissimo, ho deciso di vloggare anche questo giorno, quindi ci siamo appena svegliate, cioè da un pochino, sono le 8:54 e adesso prepariamo la colazione, poi oggi dobbiamo pulire casa e oggi pomeriggio andremo a fare dei giretti, ovviamente al supermercato perché saremo sempre lì, però non andremo a Lidl ma andremo da un'altra parte oggi, però non ve la spoilerò, quindi dovete vedere il video. Adesso, tra l'altro, per colazione, la Jo ha portato la piastra per gli waffle e quindi c'è anche tipo per fare delle altre cosine, quindi la proveremo, vi farò vedere. Ovviamente oggi sono in scarica, quindi la ricetta sarà quella del mio ciccio stralocarbo sempre, che trovate sia su IG che anche qua su YouTube, sugli shorts e anche su TikTok, quindi dappertutto. Thank you.
Cioè, non potete capire come vi ho posizionato, perché guardate. Lasciamo. Proviamo a fare queste ciambelline. Ci metteremo la vita. Della bellezza. Sì. Cioè, troppo carini, poi sono mini. Aiuto. Raga, cioè, guardate la bellezza di queste ciambelline. Cioè, io sto amando. Solo ci vuole un po' a farle perché ancora ho abbastanza impasto, però questo vuol dire più volume, quindi top. Adoro. Dopo vedrete il risultato finale, toppato tutto. Ed ecco il risultato finale delle nostre ciambelline, raga, cioè, ma la bellezza. Io le ho toppate con, vabbè, al centro yogurt greco che ho dolcificato con il dolcificante di Prozis, questo qua al cioccolato e nocciole, strabuono, in polvere. Poi ho messo sopra burro d'arachidi al caramello extra crunchy, crema proteica al cacao e nocciole di Bull Pro e cioccolato all'85%, raga, cioè stra top. Ovviamente gusto chocolate chip con le proteine di Prozis che sono la fine del mondo. Comunque vi ricordo che su Prozis codice sconto Gio Camici, mentre su Bull Pro Cami Pro 10. Cami Pro 10. Esatto, adesso mangiamo. Assaggio di queste ciambelline che butterò nello yogurt. Stramorbidi, raga, tra l'altro. Top. Tra l'altro la goccia di cioccolato dentro delle proteine al chocolate chip. Adoro. Top. Mattinata di pulizie quasi terminata, adesso manca solamente lo straccio in terra e qui c'è la Gio che sta pulendo lo specchio e nulla. Poi pomeriggio usciremo, quindi dopo vedrete. Comunque prima pranziamo, quindi prima vedete anche il pranzo. Preparazione pranzetto, raga, guardate che ho comprato ieri. Patate, sì, le patate. Le carote viola, ci sono anche le patate viola, quelle ancora non le ho mai provate, nemmeno la Gio. No. E queste qui sono carote viola, ora le ho tipo tutte pelate, ecco, non mi vedo il termine. Però strabelle, cioè colore strabelle. Abbinata le unghie, tutte abbinata le unghie, raga. E nulla. Bella. Poi ho fatto anche il macinato di tacchino, ovviamente, che è un po' carbonizzato, però vabbè. E ecco il pranzetto pronto. Queste carote viola sono strabelle, raga, cioè troppo belle. Da notare la tovaglietta della Gio, stracarina, nuova. Oggi, quindi top. Pronte a mangiare e poi finalmente dopo usciamo un po', andiamo alla COP a Parigi. Raga, sto rivalutando le carote comunque. Poi la Gio che le mando sempre mi contagerà, quindi esatto. Le vedrete spesso, penso. Abbiamo pranzato con l'ultima stagione che è uscita di Sex Education, abbiamo iniziata oggi perché non si era vista nessuna delle due, quindi abbiamo iniziato insieme. Ora ci siamo preparate, siamo pronte perché usciamo, andiamo in centro e nulla. Questo è l'outfit, vedete allo specchio. Aspettate, ve lo faccio vedere da Gio. Siamo tutte e due a righe, tra l'altro. Ah, è vero, cioè, Gio, lei ha righe più grandi, io righe piccoline. Esatto. Top. Ed eccoci qua. Beh, semplice, però ci sta. Adesso sto pienando la mia borraccia perché 2 litri sono andati, adesso mancano gli altri 2. No raga, sto negozio è strabello, ci sono delle tazze poi strabelle, cioè adoro. Ma guarda questa luce, Gio, oddio, cioè. Cioè, ma quanto sono belle queste tazze? No, questa nella mia. Comunque noi ieri siamo
qua al nostro Lidl, ma una tappa dovevamo farla. La Gio ha preso una zucca e poi adesso torniamo a casa che io devo bere, che ho l'ora secca. Però raga, non vedevo l'ora di tornare a casa per bere, sto crepando di sete. Aiuto. Ovviamente zucchette in friggi, cioè la mia, dopo metteremo quella della Jo, che ha preso prima la Lidl, ha preso quella alla fine che gli avevo detto io, certo, piccolina, e però promette bene, quindi dopo le vedrete. Finalmente cerette pronte con le zucchette, la Jo ha preso quella appunto del Lidl che gli ho consigliato e guardate quanto è bella, cioè stra top, stra castagnose entrambe. Quindi top, io quella di curcubita. E recuperiamo il The Time di amici di oggi. No, non il The Time, la puntata proprio. Quindi top. Cenetta fatta, nel frattempo è arrivata anche la Gaia, infatti adesso ci siamo messe a parlare un sacco. E nel frattempo però ho preparato anche la mia colazione per domani. Tra l'altro domani primo allenamento della settimana e raga, non vedo l'ora di andare in fit up perché, come vi ho già detto, l'hanno tutta rinnovata e non vedo l'ora. Tra l'altro la Jo è la prima, cioè cambia quest'anno palestra perché l'anno scorso andava in un'altra, qua a Ferrara, quindi la vedrà per la prima volta rinnovata pure, quindi adoro. Quindi mi sono già preparata la colazione per workout di domattina e adesso mi vado a struccare e poi faremo il pre-nanna con il nostro Frozen e poi andiamo a letto. Così arrivate al momento del pre-nanna, ovviamente struccata, già in pigiamata. E qui c'è il mio Frozen che mi aspetta. Comunque io vi ringrazio se siete arrivati fino a qua e vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like, di lasciare un commento se il video vi è piaciuto. Vi ricordo di seguirmi anche sugli altri social che vi lascio qua. E raga, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!